Ardere dentro di sé. Il sacrificio di King, VB. A che ora esattamente tornò nel suo ufficio? Jerry non sarebbe stato in grado di dirlo. A un certo momento del pomeriggio, comunque. Sbirciò le carte sulla scrivania e guardò fuori dall'ampia finestra del secondo piano. La sua scorta, parcheggiata nel cortile, gli dava un senso di potenza. Eppure quella ragazzina bionda, con le gambe lunghe e la pelle color latte, gliene dava di più. Chi era? Ogni mattina, quando lui partiva con la volante dal suo palazzo, la ragazzina usciva da una bella casa a piano terra per andare a scuola. Come si chiamava? Bah, lo avrebbe sicuramente saputo. Jerry disse alla segretaria di telefonare all'amico magistrato. Udì la sua voce. «Sono io», disse. «Voglio darti il bentornato. Tutti noi quassù abbiamo sentito la tua mancanza. Adriana come sta?» «Benissimo, senti. Perché non fai un salto da noi stasera?» disse il magistrato. «Ci farebbe piacere salutarti. Io ho un sacco di cose da dirti. Però ti devo parlare a voce». Jerry sentì di nuovo ardere dentro di sé la ragazzina bionda con le gambe lunghe e la pelle color latte. «Posso venire in tribunale adesso?» chiese al magistrato. Jerry depose con violenza il ricevitore e uscì dal suo ufficio. Non attese l'ascensore e discese in fretta le scale. Entrò nella macchina della scorta e disse all'agente di usare la sirena. Giunse nel tribunale e salì veloce nell'ufficio del magistrato, che lo salutò con la mano alzata. «Nella tua vita ci sono anche gli amici», disse Jerry, «non soltanto il lavoro. Io ho bisogno di te». «Faccio quello che posso», rispose il magistrato. Jerry era ansioso. «Vorrei che mi aiutassi», disse. «Scendiamo a prendere un caffè. Ti devo parlare da solo». Il magistrato prese l'amico per il braccio. «Che succede? Hai dei problemi?» «Dobbiamo agire con gli amici, perché c'è una buona occasione per tutti», disse Jerry. Il magistrato lo fissò. «È scritto in Isaia. Le mie vie non sono le vostre», disse. «Vuol dire che ti defili?» chiese Jerry. «Vuol dire che prima voglio sapere. Offrimi un caffè e lo saprai».